Corrado Urbano, mister del Matese, anzi fammi ringraziare Simone Perotti che giustamente mi ha detto no, è giusto che parli anche mister Urbano dopo una gara così importante che vi ha portato mister purtroppo 0 punti, ma sotto l'aspetto della prestazione, mi ha confermato anche il presidente Matera, si è visto qualcosa di più rispetto alle gare passate. Oggi abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, siamo partiti con colpiti a freddo dal gol subito dopo 5-6 minuti da parte di Banegas e in altre occasioni ci siamo spesso disuniti, invece oggi non è successo assolutamente, siamo rimasti sempre in gara, al secondo tempo abbiamo messo in seria difficoltà l'Aquila in più di qualche occasione, ci è mancata la zampata vincente per poter raggiungere un risultato di parità che secondo me ci stava tutto. Però accettiamo come sempre il verdetto del campo, l'Aquila è una squadra forte, lo ha dimostrato anche oggi, soprattutto è una squadra molto pragmatica e appunto ripeto, accettiamo il risultato del campo. Mister, oggi ho detto in sede di presentazione questo campo potrebbe mettere in difficoltà l'Aquila, ma spesso e volentieri però mette anche in difficoltà chi gioca in casa, cioè il Matese, perché è complicato su questo sintetico in vaste reazioni, insomma degne di questo nome, lo possiamo dire? Ma è un terreno particolare dove noi forse negli anni addietro abbiamo fatto proprio la nostra forza, no? Fortino nelle partite casalinghe, però oggi io quello che mi piace sottolineare è lo spirito della squadra, che non è una squadra che ha deposto assolutamente le armi, siamo una squadra che vogliamo lottare fino alla fine, siamo consapevoli che il girone di ritorno sarà difficile, però siamo lì. Siamo lì, come ho visto i risultati anche a fine partita, come è difficile per noi, è difficile un po' per tutti, con le squadre che siamo lì sotto. Però oggi la squadra mi ha dato un segnale importante, era quello che volevo vedere, una squadra che lottava su ogni pallone, poi il risultato spesso dipende da alcune variabili. Noi c'è stata un'azione, mi sembra, sulla linea, ci siamo contrastati da soli, non siamo riusciti a metterla dentro. È un momento così, però la cosa che voglio... che a me fa piacere, che sicuramente la nostra è una squadra viva e se giochiamo così con grande difficoltà possiamo raggiungere l'obiettivo. Mister, è una domanda scomoda perché siete in un'altra zona di classifica, però io glielo devo chiedere, non gliel'ho fatta un girone fa perché era la prima gara, adesso mister Urbano in base alla sua esperienza riesce ad individuare una squadra favorita su tutte, ovviamente per vincere il campionato, non per salvarsi? No, credo che sarà un campionato che sia sotto che in vetta per quanto riguarderà la vittoria finale, si giocherà fino alla fine perché sono troppe le squadre che sono attrezzate per poter vincere questo girone. Io credo che negli ultimi anni non sia mai successa una cosa del genere, soprattutto il fatto che le neopromosse, vedi l'Aquila e il Campobasso, di solito fanno sempre dei campionati a cercare di rimanere in categoria e quest'anno stanno lottando per il vertice e poi le solite note, San Bettese, Chieti, adesso non so il risultato della Vezzano, però ha pareggiato, però muovere la classifica in questa situazione di equilibrio poi alla fine sono punti che ti ritrovi. In questo momento io non vedo una squadra favorita, vedo delle 4-5 squadre che lotteranno fino alla fine per la vittoria finale. Grazie mister e complimenti perché ogni qualvolta l'ha intervisto, malgrado il risultato riesce non solo ad essere lucido ma soprattutto elegante e corretto fino alla fine, quindi davvero in bocca al lupo. Grazie a te e mi piace metterci la faccia, sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno meno bene.